Bentrovati con l'informazione di Termoli TV. Mattinata movimentata quella di oggi alla fiera di Termoli. Diverse persone sono state scippate ed alcuni malviventi. Sul posto vigili urbani e polizia che stanno dando la caccia ai ladri. Sentiamo Anna De Gregorio. Si stava girando tra le bancarelle del mercato che ogni primo sabato del mese si tiene a Termoli, quando improvvisamente qualcuno si è avvicinato alla donna e l'ha scippata. Il fatto sarebbe accaduto nella tarda mattinata di oggi in piazza Giovanni Paolo II, ma non sarebbe l'unico episodio registrato sempre al mercato questa mattina. Altri scippi sarebbero stati effettuati da alcuni malviventi che hanno creato scompiglio tra la gente. Tra l'altro, una delle vittime avrebbe causato un malore a causa del furto, rendendo necessario l'intervento del 118 e della Misericordia, che dopo aver prestato le cure necessarie hanno fatto ritorno in sede. Sul posto immediatamente sono giunti anche la polizia e i vigili urbani, che stanno tuttora tentando di rintracciare gli autori di questi scippi. Furti senza sosta, balordi rubano in casa e per strada, ma non solo le auto, ora anche tre ruote. Sentiamo il nostro direttore Andrea Nasillo. È ormai consuetudine tracciare un quadro desolante per la realtà termolese in materia di furti. Non si può fare diversamente. Ogni giorno, nelle abitazioni e per strada, i colpi messi a segno dai balordi si susseguono. Negli ultimi giorni, altre auto rubate e altre abitazioni del Basso Molise prese di mira. A Termoli, addirittura, si rubano anche i tre ruote. Nella zona di via Tremiti, infatti, ad un signore è stata portata via un'ape, il mezzo era parcheggiato sotto casa. I balordi hanno avuto la scaltrezza di rubare anche un mezzo che difficilmente riesce ad allontanarsi in poco tempo. Eppure ormai nella località adriatica e in tutta l'area la criminalità non è solo un piccolo segnale, è un'amara realtà. Ovviamente c'è preoccupazione tra i cittadini che non sanno più cosa fare, l'ipotesi delle ronde notturne resta sempre in auge, del resto la pazienza è ormai finita. Tentata rapina in un compraoro di via Cesare Battisti a Termoli. Il malvivente è stato messo in fuga dall'allarme. Sentiamo. Ancora una tentata rapina nella città adriatica. Ad essere preso di mira da un malvivente ieri, un negozio di compraoro di via Cesare Battisti a Termoli. Secondo quanto ricostruito dalla commessa, l'uomo sarebbe entrato a volto coperto nell'attività e con un taglierino in mano e avrebbe minacciato la donna di consegnare tutto il denaro depositato in cassa. La negoziante immediatamente ha fatto scattare l'allarme che ha messo in fuga il bandito che è fuggito di corsa a piedi. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Termoli che hanno ricostruito l'accaduto e sono tuttora sulle tracce del malvivente. Da subito è stato disposto un rafforzamento dei controlli sulle strade della città adriatica e del Basso Molise al fine di braccare l'uomo. Ma cambiamo argomento, via Manzoni è al centro delle problematiche dei residenti di Colle della Torre che da alcuni mesi hanno seccature per via di una grande perdita di acqua che fuoriesce dalle tubature sotterranee. Una nostra lettrice ci ha segnalato la questione che pare sia rimasta inascoltata dall'amministrazione. La situazione va degenerando e i problemi con i relativi pericoli aumentano ancora di più in caso di pioggia. È da quasi 3 mesi che i residenti chiedono interventi e la nostra lettrice ha anche aggiunto che in caso di danni a cose o persone agirà tramite vie legali. L'assessora all'ambiente Augusta Di Giorgi sta promuovendo sul territorio termolese una campagna di sensibilizzazione mirata a garantire una migliore pulizia delle aree dedicate alle attività mercatali. Questa mattina, infatti, alcuni agenti della Polizia Municipale insieme all'assessore si sono recati al mercato di Piazza Giovanni Paolo II per garantire l'osservanza delle disposizioni previste dall'apposita ordinanza. La Fondazione Lorenzo Milani Onlus di Termoli, in collaborazione con la libreria Fahrenheit, comunica che questo pomeriggio alle ore 17 al Cinema Sant'Antonio di Termoli partirà il primo appuntamento del progetto Serate d'autore. Si tratta di incontri con gli scrittori che presenteranno le loro opere al pubblico. Ed ora passiamo al calcio. Domani la grande sfida al Cannarsa tra Termoli ed Ancona. Va in scena la giornata giallorossa. Ricordiamo a tutti che non saranno pertanto validi gli abbonamenti di alcun settore ed i prezzi del biglietto d'ingresso saranno i seguenti: 10 euro per gli uomini e per le donne in tutti i settori dello stadio e ingresso gratuito con documento per i minori di 14 anni. Bene, questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci all'indirizzo redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata.